Buonasera a tutti da Meteo Groane. Benvenuti alle previsioni del tempo per i prossimi 3 giorni. Guardate questa immagine scattata oggi pomeriggio dal satellite Meteosat. Ho voluto metterla come immagine di apertura per questo nostro appuntamento di stasera, proprio per farvi vedere il grande ammasso nuvoloso della perturbazione che domani interesserà i nostri settori del parco e le regioni settentrionali, nonché le altre regioni centrali, Liguria e Toscana. A suo seguito vedete qui sulla Spagna aria fredda che fa questo giro dalla penisola scandinava, raggiunge la Scozia, ritorna in Atlantico, rigira sulla Spagna e poi va ad alimentare questa perturbazione che è preceduta da venti che arrivano dall'entroterra africano, venti umidi e caldi. Lo scontro dà origine a questo ammasso nuvoloso. Adesso andiamo a vedere in questo momento il satellite che cosa ci dice. Vedete più o meno la stessa immagine che abbiamo visto prima, una bellissima immagine. Questo grosso riccio che gira in senso antiorario indica che il centro della depressione è proprio qui. Sta sul Golfo del Leone, tra il Golfo del Leone e i Pirenei, e mette in moto questa perturbazione che da sud-ovest si dirige verso nord-est. E nel procedere verso Levante comincerà a interessare soprattutto questa notte e poi domani mattina i nostri settori del parco e le regioni nord-occidentali. Già qualche breve rovescio si è avuto qualche ora fa. Vedete in Atlantico tutti i grandi movimenti, questi che riusciranno per tutta la settimana a far sentire la loro voce sui nostri settori. Al sud invece avremo una rimonta dell'alta pressione, adesso lo vediamo anche dai modelli matematici di Reading, e quindi ci sarà molto caldo nelle regioni meridionali. Andiamo a vedere allora a questo punto il modello appunto di Reading, come vi dicevo poc'anzi. Vedete, domenica 10 siamo qui, ecco il campo di alta pressione che cede sulla parte occidentale e si ritira verso sud. Domani, lunedì 11 maggio, vedete come ormai il centro di bassa pressione che abbiamo visto, eccolo qui, è posizionato praticamente a nord del Golfo del Leone, interesserà tutto il nostro settore del parco, alimentato dalla grande depressione che vedete qui, indicata dalla mia freccia, sulla penisola scandinava, che fa giungere aria fredda verso la penisola iberica, generando questo grosso vortice ciclonico. L'alta pressione, vedete, si relega proprio verso sud, la Grecia, la Sicilia, le regioni meridionali. Alle 48 ore insiste ancora un centro di bassa pressione sopra di noi, ci sarà un tempo migliore sicuramente di quello di domani, ma il tempo rimane abbastanza instabile. Alle 72 ore la stessa cosa, vedete, guardate la Sicilia come viene avvolta da questo fascio caldo, Sicilia, Calabria e regioni meridionali. E così avanti, andando più avanti nel tempo e nei giorni. Probabilmente anche qui, da quello che si vede, anche la domenica prossima saremo in un regime abbastanza di brutto tempo. Ma questo lo vedremo perché ancora è presto. Limitiamoci a questi prossimi 3 giorni. E allora a questo punto io direi di andare a vedere la carta al suolo di domani alle ore 12. Guardate la depressione, che eccola qui, con la L, centrata proprio sopra, quasi sopra l'Italia, che pilota questa perturbazione che è sopra le nostre teste. A seguire altre perturbazioni che vedremo come si organizzeranno per i giorni a venire. Intanto domani questa perturbazione ci interesserà con piogge, rovesci e anche qualche temporale. Al sud insiste un campo di alta pressione, come dicevamo. Passiamo allora a questo punto alle previsioni del tempo. Domani, 11 maggio, lunedì, avremo cielo perturbato, tempo perturbato al mattino, con frequenti rovesci e precipitazioni, anche a carattere temporalesco, soprattutto nel pomeriggio. Attenuazione dei fenomeni verso sera, più 14 gradi la minima, più 19 gradi la massima. La neve si presenterà oltre i 2100 metri di altezza. Martedì 12, iniziali condizioni
condizioni di cielo parzialmente nuvoloso per poi avere un peggioramento verso la sera notte con qualche precipitazione di debole intensità. Più 12 gradi la minima, più 21 gradi la massima. Mercoledì 13 il tempo andrà ancora ripeggiorando per questa instabilità e avremo delle piogge deboli sparse su tutta la giornata. Più 14 gradi la minima, più 19 gradi la massima. Come vedete, le temperature, soprattutto le massime, saranno in decisa diminuzione e anche qui la neve mercoledì 13 comparirà intorno ai 2400 metri. Da ultimo, prima di congedarci, volevo farvi vedere il radar di questa sera. Alle ore 22 vedete l'ammasso nuvoloso, quello che è passato con un breve rovescio, e vedete questo ammasso nuvoloso che si comincia a formare venendo praticamente dalla Liguria, risalendo la pianura, fino a impattare poi sulle Alpi, dove ci saranno grosse quantitativi di precipitazioni. Ecco qua, lo vedete chiaramente, il radar rileva la quantità e il tipo di precipitazione. Bene, per questa sera ho concluso, vi lascio, vi ringrazio come sempre dell'ascolto che prestate, vi ricordo che potete controllare e guardare il sito meteogorane.it per le previsioni, anche per articoli sul clima, sulla meteo, e controllare, vedere anche i dati delle stazioni meteo di Cesate, Ceriano Laghetto e di Bollate. Un arrivederci, a domani sera.